Minka Tai Paladin, autrice dei 111 luoghi delle colline del Prosecco, che devi proprio scoprire. Allora, ci puoi un attimo ricordare come è nata l'idea di questa guida e che cosa troveremo all'interno? L'idea è nata come riscoperta del territorio in cui io e l'altra autrice, che ci conosciamo da 20 anni, siamo cresciute, e l'idea appunto è nata per raccontare il territorio in maniera olistica. Parliamo di arte, parliamo di storia, parliamo chiaramente di vino. Però vogliamo portare al lettore, che non è necessariamente il turista, è anche la persona del luogo, uno spunto di meraviglia e uno spunto di stupore sul fatto che c'è altro oltre il vino. Certo, il Prosecco è il nostro punto di partenza, ci siamo cresciute, correvamo tra le vigne da piccole, quindi lo sappiamo bene cos'è il Prosecco. Vogliamo anche dimostrare che ci sono altri vitigni, c'è arte, c'è storia, e quindi ci sono spunti per qualsiasi tipo di persona tra le nostre colline. Raccontavi prima che la cosa più bella è stato l'incontro con le persone, una cosa che si è persa in questa generazione. Sì, la scrittura di questo libro ci ha dato modo, proprio per la sua natura, di intervistare tantissime persone, di conoscere tantissime persone, e quello che ci ha permesso di raccontare in luogo in maniera originale è stato proprio il parlare con le persone. Parlare e lo scoprire storie che ormai stavano per andare perse, che non possiamo più cercare in internet, che meritavano di essere raccolte su carta stampata. Hai conosciuto anche tante persone del territorio, ecco. Che territorio è dopo quasi 2 anni di ricerca? È un territorio molto ospitale, e non lo dico da persona cresciuta qui, ma che è ritornata dopo essere stato tanto all'estero, e quindi l'ho riscoperto quasi da turista, con un'ottica diciamo quasi internazionale, ed è un territorio che accoglie e che si lascia scoprire. È un territorio meno burbero rispetto ad altri, e quindi questo è quello che noi abbiamo scoperto.